Salve, bentornati. È trascorso il Natale, dedichiamo quindi questa ultima puntata del 2019 ad argomenti legati proprio alle festività. Alberi e cibo sono i protagonisti quindi delle prossime notizie. Secondo l'Associazione dei Florovivaisti Italiani, a dicembre è stata stimata una crescita del 10% per l'acquisto degli alberi di Natale naturali, anche se nelle case degli italiani entrano nella preferenza ancora gli abeti sintetici, 7 su 10 dei 12 milioni di alberi venduti. Per un albero di Natale di plastica, medio di 10 kg circa, ovviamente occorrono 20 kg di petrolio e 23 di anidride carbonica emesse infatti nell'atmosfera. La sensibilizzazione verso la sostenibilità, spiega comunque il presidente dell'Associazione dei Florovivaisti Italiani, Aldo Alberto, ha però aumentato la domanda per gli abeti naturali ed ora sono molti anche i giovani che stanno ripristinando il florovivaismo nelle zone montane. Altri consigli per le feste ad impatto zero. Greenpeace, ad esempio, invita a ridurre la plastica usa e getta per apparecchiare la tavola durante i cenoni e durante le cene delle festività e a scegliere piatti in base alla provenienza dei prodotti e alla filiera di distribuzione, privilegiando quindi i prodotti tipici dell'agricoltura biologica, quelli locali, quelli stagionali e quelli liberi di OGM. WWF, invece, altra associazione ambientalista, indica la sostituzione delle luci ad incandescenza con i LED, il cui costo maggiore viene comunque compensato dal risparmio in bolletta, fino all'80% in meno dell'energia delle vecchie lampadine e anche dalla stessa durata. Proprio durante queste feste i rifiuti aumentano circa del 30%. Riduciamo quindi, dice l'associazione, gli sprechi a tavola conservando bene quello che acquistiamo e non buttando gli avanzi. Molteplici le iniziative che hanno caratterizzato l'attività di CONAI nel 2019, anche in questa seconda parte dell'anno. A settembre si è svolto l'ultimo appuntamento organizzato nell'ambito dell'accordo Green Jobs a Matera in qualità di capitale europea della cultura per il 2019. Il progetto era stato lanciato comunque nella scorsa primavera. Il servizio. Salve e bentornati, siamo a Matera dove nell'ambito di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è stato appena sottoscritto Green Jobs Matera 2019, un accordo, un protocollo d'intesa, un accordo dedicato ai giovani laureati under 35 che vogliono acquisire competenze tecniche e normative nell'ambito dell'economia circolare con particolare riferimento alla raccolta differenziata. L'accordo e l'intesa sarà applicata a partire dal prossimo maggio per un successivo focus il 14 giugno. L'intesa è stata sottoscritta, promossa e sottoscritta da CONAI, dal Consorzio Nazionale Imballaggi, insieme al Comune di Matera, insieme alla Fondazione Matera Basilicata 2019, insieme all'Università della Basilicata, insieme alla Camera di Commercio della Basilicata. Allora entriamo meglio nei dettagli e più ancora con una sorta di introduzione complessiva sul valore dell'accordo con le parole del Presidente di CONAI Giorgio Quagliuolo e del Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019 Salvatore Adduce. Sentiamo. Direi che è un momento di grande rilevanza, anche perché conferma l'impegno che CONAI profonde nell'accompagnare, soprattutto nell'incentivare la cultura del riciclo e soprattutto per cercare di traguardarsi a fare diventare questo settore un settore industriale. Passare a un sistema industriale significa anche aumentare i posti di lavoro, creare cultura, creare industria, creare impresa, e per cui è tutto un ciclo virtuoso che si traduce anche poi dopo in dei vantaggi dal punto di vista economico. Quando abbiamo detto che capitale europeo della cultura non è un settore, non è un ambito, non è semplicemente un evento, ma è un sentimento generale, una condizione di clima generale, questa è un esempio plastico di come si apre uno scenario anche sul versante ambientale che è sicuramente tra i più necessari. Significativo tra i progetti di CONAI anche i riciclati Storie di una seconda vita, con le interviste e le testimonianze di personaggi d'eccezione che raccontano il proprio rapporto con il riciclo. Vediamo. Campionissimi che raccontano per CONAI sei oggetti simbolo della propria vita per rilanciare il valore del recupero e del riciclo. Testimonial d'eccezione Gio Bastianic, Martin Castrogiovanni, Lyudmila Radchenko, che di fronte alla telecamera spiegano a modo loro come da cosa rinasce cosa. Cosa c'è di buono nel riciclarsi? A
anche gli imballaggi hanno avuto la seconda vita, diventando questi oggetti che noi possiamo usare nella nostra quotidianità. Quanti tacchetti avrò cambiato? Tanti. La mia opportunità è stata di riciclarmi nella vita. Come l'imballaggio possono diventare tutti questi prodotti che vedete qui. Come ottenere quindi una seconda vita riciclando? Si succede agli imballaggi che una volta differenziati possono essere trasformati in qualcosa di nuovo, così come succede ai personaggi intervistati che ci hanno spiegato come. Sapersi riciclare è un'arte? E in qualche modo sì. Come io ho potuto traslocare in una nuova vita gli imballaggi? Hanno traslocato in una nuova vita e sono diventati gli oggetti che state vedendo adesso qui. Mi sono riciclato parecchie volte, anche ultimamente, dal mondo di ristorazione nel mondo di televisione. E il zaino ti permette di portare un pezzo del tuo passato in questo viaggio della vita. Se non volete che vi canto qualcosa, me ne vado. Ciao! Grazie quindi per averci seguito in questo 2019, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, intanto vi auguriamo nuovamente buon anno.